Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale Gino Gamerino, signori. Eccoci qui di nuovo su Farming Simulator 22, signori, sulla mappa Italia Rice. Allora, signori, prima di iniziare, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, mi raccomando, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati, un bel like, signori, al video che mi fa solo che piacere e un commentino così da farmi sapere la vostra, ok? Allora ragazzuoli, ricominciamo, cioè continuiamo un attimo da dove ci siamo lasciati. Io ho già raccolto le balle di paglia che ho fatto dal campo di frumento. Ok, qui avevamo fatto un po' d'erba da mettere qui. Mi sembra che d'erba c'era da raccogliere ancora qualcosa lì. O no? Ah no, ho raccolto tutto. Sì, ho fatto tutto. Sì, anche il fieno. Infatti, vi faccio vedere. Allora, il fieno sta lì, l'insilato ne abbiamo tanto. Ecco qui la paglia. Paglia e qui c'è, abbiamo il fieno. Ragazzi, il fieno però. Ah, ma no, c'è pure là. Sì, quel fieno devo spostarlo io. Vabbè, ci penserò. Allora. Di paglia, vi dicevo, dovremmo mettere un po' sfusa qui dalle nostre mucche, ragazzi, per fare il concime che ci servirà qui per la nostra serra. Ok, allora quello che volevo fare oggi però, ragazzi, era occuparmi del innanzitutto il campo di avena, ok, perché vorrei andarlo a trebbiare. Ovviamente però non si può trebbiare in questo mese, ma nel prossimo, perché l'avena, che sono andato a vederla, eccolo qui, ok? Allora, visto e considerato che gli animali c'hanno da mangiare, quell'altri c'hanno tutto, quest'altro c'ha tutto, allora facciamo una cosa, andiamo avanti di un mese, ok, in modo che possiamo trebbiare la nostra avena. Fatto quello, potremo sistemare quel pezzo di terreno per metterci poi la stalla per le pecore, visto che l'erba già l'abbiamo pronta, bisognerà solo dargliela, quindi insomma si tratterà solo di installare la nostra serra di pecore. Allora, quale serra mettiamo? Azza, piove pure, porca puttana. Ah, tra l'altro a luglio, ragazzi, madonna quando piove, guardate, mi si abbassa la connessione, è impressionante. Allora, che spese abbiamo? Manutenzione del 2003, guarda le spese che ci abbiamo. Vabbè, gli interessi, il prestito, manutenzione, c'è te che offri al mosso. Ah, mi dice di prendermi cura del mio animale, qua intanto piove. Ah, che palle, non posso usare quando piove però. Allora, andiamo a vedere gli nostri animaletti. Allora, qui hanno tutto. Forse le galline, no, forse i cavalli. Vabbè, c'hanno tutto, prendi cura, sì, mi prendo cura, però insomma, attività fisica 25, li dovrò cavalcare. Eh sì, per forza. Però poi dovrebbe venire il nuvolo, quindi dovrebbe smettere di piovere in teoria, no? Agosto, allora luglio. Alle 11 finisce di piovere, dai. Alle 11, sì, alle 11. Andiamo avanti allora, ragazzi, un pochetto, perché non voglio che... Cioè, deve smettere di piovere, sennò tutto un cavolo. Eh sì, se no non possiamo andare a trebbiare la vena. Temporalino ha fatto, ragazzi. Vabbè, hanno affiato un po', insomma, il tutto, no? Alle 11 dovrebbe smettere di piovere, come mi ha detto. Vediamo, sì. Ottimo. Perfetto. Allora, visto e considerato questo, dobbiamo andare a prendere la nostra trebbia, che è qui. Che mo' pescire con questa, so dolori. Vabbè, ci proviamo noi, ragazzi. Ok. Allora, vediamo un attimo. Ottimo. Ok, facciamo così. Facciamo il giro. Vabbè. No, facciamo il giro di là, va. Senza che ci andiamo a intrippare, va. No, devi guardare avanti, però. Se guardi indietro, fammo botti. Allora, adesso andiamo verso... Mamma mia. Piano ciccia, piano, te cos'ha, dai. Dove sta? Ah, sta lì, ok. Vero. Bella sta trebbia anche da dentro, però, eh? Se magari riuscissimo a portarla dritta, no? C'è un po' la sterzata strana, però. Piano, amica. Ok, vediamo tutto così. Ottimo, sta abbassando un po' la qualità video, ragazzi, purtroppo non posso farci nulla, signori.
Ok, che poi strano perché a quest'ora normalmente non mi crea problemi, bravo, bravo. Allora adesso ci mettiamo la nostra lama qua. Così. E infatti è pronto per la raccolta, vedete? Perfetto. Dov'è? Ok, allora andiamo a staccare questa. Vabbè, stacchiamo prima così. E poi stacchiamo. Poi andiamo a prenderci la lama, così cominciamo a lavorare sotterreno, va. Andiamo a lavorare sotterreno, va. Qui ho paura che ci andiamo a imbrigliare sul palo. Ah, sì, infatti. Ok, vai piano amico mio. Ok, allora così l'abbiamo prese, adesso però dobbiamo, forse devo andare un po' più dietro. Ok, però mo mi devi attaccare tutto qua, no, devi stare fermo. Allora, mi dovresti attaccare tutto tu, però perché non me lo attacchi? Ora sì, basta. I fili già sono attaccati. Sembrerebbe sì. E allora va bene così. Allora possiamo anche cominciare a trebbiare da qua, ragazzi, perché tanto. Però no, cominciamo da lì, così mettiamo push play. Piano, occhio al palo, ragazzi. Le prime. Ah sì, c'hai ragione anche tu. Questo pezzo ancora non è. Ma no, sto pezzo. Beh, come se non fosse pronto, vedo. Ok, vabbè, facciamo così. E voilà. Allora, cominciamo da qui noi adesso. Non era proprio questo che ti volevo far fare. Oh. Ma perché non me la stava trebbiando? Com'è? Non me la stava facendo trebbiare. Vabbè. Mettiamoci il push play, vediamo un attimino ragazzi, perché è una cosa che non mi crea lavoro. Non lavoro nei campi, ma push play. Allora, facciamo una traccia perimetrale, giriamo percorso, apri e chiudi il menu, inizia il lavoro, vediamo che fa. Teoricamente dovrebbe. Si è un po' a cazzi su, allora vabbè. Vabbè, sta lavorando un po' così, eh. Vabbè, l'importante è che lavora, mo. Vediamo un po' se. Mo mi vedrà quello? Sì. No, pensa ragazzi che non lo vedo. Mi sa che non lo vedo. Toccherà metterci noi un attimino a farlo, ragazzi, perché ho paura che non mi riesci a vedere quel coso lì. Tengo un po' più lontano, sennò il rumore. Sa che non mi riesce proprio a vedere. Vabbè, oh. Beh, qui la cosa buona, facciamo anche la paglia, ragazzi. Abbiamo il cassone da carico, non me lo ricordo, perché se ce l'abbiamo eventualmente la prendiamo già sfusa la paglia, perlomeno questa. Ok, senti, mettiamoci in l'operaio normale, va. Mettiamoci l'operaio normale, vediamo come lavora, dai. Che dite? Proviamo a far così, va. Proviamo a vedere come lavora l'operaio normale. Adesso, vabbè, l'avena lì, sapete che c'è? Andiamo già col carro, va, col carro, sì, vabbè, col carrello lì, se no, altrimenti non farlo aspettare. Invece noi non facciamo aspettare nessuno. Ci prendiamo subito il nostro carretto qui. Sì, si chiama fammo a piallo. Ok. Piano però, piano amico. Ottimo. Ok. Allora, adesso andiamo a prendere questo e mettiamoci i cavetti. E ce ne andiamo, magari guardando avanti. Ce ne andiamo precisi precisi in quel campo. Che modo qui possiamo arrivare da di qua. Sì. Piano, piano amico, piano amico. E il tempo è migliorato, però ancora qualche nuvolone si vede, eh? Però sti cavoli, l'importante è che riusciamo a trebbiare quella vena, così possiamo fare, metterci le pecore ci mettiamo noi. Bene,
Vai, andiamo con questo, così siamo pronti anche per accoglierla, quella avena. Almeno i nostri cavallini pure ci hanno da mangiare, tranquilli, sono contenti. Siamo contenti noi, meglio di così. Allora, tu ti metti qua e aspetti, amico, eh. Come sta messo il nostro... Sta lavorando, sì? Sì, sta lavorando. Lasciamo lavorare, ragazzi. Ce l'andiamo a osservare un attimino, più che altro perché la connessione è quello che è, se mi muovo troppo fa casino. Invece ci osserviamo lui che lavora, come in Italia, uno che lavora e uno che guarda, anche se in teoria cioè, è uno che lavora e sette che guardano, però insomma dai, siamo lì. Tanto lui ci fa la nostra avena e noi aspettiamo. Che poi a me... Quando mi ha liberato la parte iniziale qui, a me già basterebbe. Vedete come mi muovo se abbassa la connessione, guardate. Vabbè. Sì, però mi lascia sempre qualcosina, eh. È impressionante, qualcosa mi deve sempre lasciare, oh. Vabbè. Perché qui avremo già lo spazio. Vabbè, vediamo, dai. Vediamo, perché io qui vorrei... Mettermelo qui a fianco le pecore, qui, quindi andare a livellare tutta questa zona qua. Vediamo, perché se lui già mi trebbia solo sta parte qua, non sarebbe male. Io quello che volevo vedere, ma noi ce l'abbiamo un cassone da carico? Non credo. No, no, che devi fare? Non credo che abbiamo un cassone da carico, vero? No. Dobbiamo venire a fare le balle. Ma un cassoncino da carico? Che dite? Però costano, cioè io i soldi non ce l'ho. Io i soldi non ce l'ho, anche se prima o poi dovremo andare a vendere. Ora vediamola sta cosa. Perché dovremo andare a vendere i nostri. Dove stavo? Ma non ce l'avamo da vendere qualcosa. A parte formaggio. Ah no, quella era l'altra mappa, mi sto sbagliando. Con l'altra mappa dovevamo i semi di soia da vendere, vero? Qui abbiamo formaggio, lattuga, semi di soia, eccolo qui, che si vende a luglio semi di soia. Quindi questi potremmo andarli a vendere e fare un po' di soldini. Sì, il discorso è, ok, mi può star bene, adesso però... La casso carrelli. Questi beh. No, vero? No. Mi interessa il cassone da carico. Quello qui. Quanto ci costa quello più piccolo? 30.000? 30.000 non sarebbe male, perché noi vendiamo. Ma lì ha finito? Sì. Do cannappia. Dove stavo? Allora, ci costa 30.000. Qui facciamo il botto qua. Ci costa 30.000 e guadagneremo sui 54.000 dai semi di soia. Ma sarebbe manco un'idea così sbagliata. Vero? Tanto non distruggiamo niente in teoria, vero? Proviamo. No. Allora, amico, scarica. Ma ti sei bloccato? Ok. Ha finito. Allora, magari ha finito. Allora, tu statene buono qua, va. Prendiamoci la trebbia, va. Prendiamoci la trebbia. Io accendo. Ah, pari Italia. Potevamo vincere la guerra quella volta nei costi operai. Damo. Piano però. Torniamo indietro un attimino. Ok. E niente ragazzi, tanto qui bisogna occuparci di questo ad oggi. E poi dopo pensiamo a tutto il resto, che qui ho paura che l'operaio lavorerà molto male. Cioè dovremmo finircelo noi. Per forza. Ok, anche perché io mi vorrei fare
pezzo qua. E se non me lo faccio io, l'operaio non me lo fa, perché ha deciso di rompere le sbalodas. E quindi famoselo noi, dai. Almeno sto pezzo qui e magari parte dell'inizio di là non sarebbe male come cosa. No, non sarebbe niente male. Quanto stiamo a fare? Sa che tanta pena non uscirà fuori, però vabbè, giusto a farla mangiare ai nostri cavallini. Eh sì, per forza. Ok. Oh, ragazzi, mi spiace per la qualità video, oggi è un po' scarsetta, purtroppo la linea, boh, oggi è un po' così. Oggi è un po' così, non so che fare. Che è successo? Che è successo? Perché si è bloccato? Per quello? Ammazza, oh. Vabbè. Allora, facciamo così. Ok, adesso giriamo qua. Ok, e andiamo di qua, vai. Sì, leviamoci tutto sto pezzo. Così almeno, insomma, abbiamo tutto molto più libero. Per forza. Per forza, ragazzi, vabbè, oggi ciò che faremo è questo. Vediamo se riusciamo a farlo tutto, poi soprattutto. Allora, facciamo così. Guardate, è migliorata un po' la connessione. E ora già si vede meglio. Boh. Vabbè. Ok, facciamoci sto pezzettino qua così. Ottimo. Via. Qui la paglia la mando da ovunque praticamente. Allora, facciamo tutto, mi sa che non ce la facciamo farlo qua. Vabbè. No, no. Allora, facciamo così, poi ci lasciamo la striscetta, non è un problema. Vedo fuori. Ok. Vai. Abbiamo quasi fatto sto pezzo, poi vediamo un attimo che riusciamo a fare, ragazzi, perché il tempo, insomma, già è passato. Sapete, non faccio video lunghissimi anche per problemi di tempistiche sia di editing ma anche di caricamento su YouTube. Sono giochi come questo dove richiede molto più tempo. Esempio, Crusader Kings 3, l'altra serie che porto, lì sinceramente ci mette un attimo a caricare video. Sono molto più leggeri e quindi ci mette molto molto di meno. Ma qui purtroppo su Farming ce ne mette di tempo. Purtroppo. Allora, questo pezzo abbiamo fatto. Allora, abbiamo un paio di minuti, vediamo se riusciamo a fare un pezzettino di là. Guardate il tempo però com'è, eh? Vediamo se riusciamo a fare anche un pezzettino di là. Ok. Lì davanti più che altro per togliermi tutto quel punto. Certo, dovrò prima venire a raccogliere questa paglia, certo non la butto. Di paglia ne abbiamo davvero tanta, eh. Di paglia ne abbiamo davvero tanta, 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 però. Allora, diciamo così. Ora vorrei proprio. Tanto finisce la paglia, bravo. Fare così. Ottimo, e levarmi sto pezzetto così. Ok, siamo arrivati qua. Adesso facciamo un altro pezzetto come prima. Qui la paglia me la mando fuori in maniera quasi abusiva, in modo che mi sono liberato tutto qui dietro. E eventualmente nel prossimo gameplay, ragazzi, mettiamo questa stalla per le pecore, altrimenti no. Ok.
E qui abbiamo tutto liberato. Ora, nel prossimo campè, ragazzi, raccogliamo questa paglia che abbiamo qui e mettiamo la nostra. Oddio, santo. E mettiamo. Mamma mia, fatemi sta fermo. Andiamo a mettere la stalla per le pecore. Ok, ragazzi, comunque, direi di fermarci qui con questo gameplay. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, un bel like al video, signori, e un commentino anche per farmi sapere la vostra. Ok, ciao, ragazzuoli.